Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del Gobbo Toscano. Allora, stamattina è una mattinata particolare, particolare perché, come abbiamo visto, stanotte a mezzanotte è uscita una notizia sul comunicato della Fondazione Identità Bianconera riguardo i controlli che si devono fare sull'Inter per vedere se ha questa continuità d'azienda. Se per potersi, che è uno dei punti cardine, per potersi iscrivere costantemente al campionato di calcio di Serie A. Quindi nessuno accusa nessuno, ma dice semplicemente: se ci sono questi requisiti, fateli vedere, no? Dimostrateli, visto che per noi e anche per noi tante cose non tornano. Ma lasciamo da parte un attimo questo argomento e andiamo a parlare dei giornali. I giornali in Italia, a parte che ognuno dice il contrario dell'altro, dei giornali tra di loro. Poi leggo, no, come quando voi venite da noi su YouTube, da noi YouTuber, a dirci: ah, ma voi cosa ne sapete? Però leggete i giornali, vi fidate di determinati quotidiani che un giorno dicono A, il giorno dopo B, poi C, poi D, fino ad arrivare alla Z, per poi ripartire là. In questo caso vi voglio citare una cosa molto 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 bizzarra, direi. Stamattina, nel leggere un po' di notizie, si parla costantemente di un rinnovo di chiesa, tra le tante, imminente, alle porte, si sta già lavorando. Ma se per gli stessi giornali, e parlo praticamente quasi tutti a questo giro, fino a 3 giorni fa Chiesa era fuori, basta un gol in Coppa Italia, una prestazione di livello medio-alto per ribaltare la situazione? Cioè, non lo so, questo può essere, secondo voi, può essere una cosa normale? Dopo quella di Chiesa c'è stata anche un'altra notizia stamattina. Zirkzee. Zirkzee è un passo dalla Juve, strizza l'occhio alla Juve perché almeno invoglia anche Thiago Motta. Però allo stesso tempo questa notizia viene fatta oggi perché ieri, da ieri, circola la voce che lo United è interessato a Thiago Motta. Allora io vi scusatemi, vi faccio un po' la chiosa riguardo a quello che so io e a quello che risulta al sottoscritto. Allora, per quanto riguarda Chiesa, io non so di nessun tipo di rinnovo in questo momento, se non qualcosa da fare a fine stagione per poi essere ceduto nel mercato estivo, quindi fare un rinnovo verso maggio, ok? Quando gli obiettivi saranno raggiunti, per poi cederlo in estate a una cifra più alta e quindi non perderlo quasi a zero, perché gli mancherebbe poi un anno solo di contratto. So del rinnovo di Vlahovic che siamo addirittura d'arrivo, ma si aspetta sempre la come si dice la certezza di determinati obiettivi, così come per il prossimo attaccante. Ma il prossimo attaccante, ahimè, da quello che so io, non sarà Zirkzee, come non sarà Icardi. Cioè, da quello che so io, non c'è nulla tra ad oggi, tra la Juve e Zirkzee, e tra la Juve e Icardi. Poi, per carità, se qualcuno ha notizie diverse, le può dire, me le può anche scrivere sotto i commenti, però per quello che riguarda me, io però non dico che le altre sono cavolate, dico solo che a me tutto questo marasma non risulta. Mi risulta solo un interessamento importante da parte dello United realmente per Thiago Motta, e lo stesso United vorrebbe anche Gleison Bremer, ma ormai lo sappiamo da un anno quasi. Era l'estate scorsa, quindi non è un problema. Quindi diciamo che sono notizie anche vecchie, no? E ribadite. Però di nuovo c'è di tutte le notizie nuove quella più reale, a mio parere, per quello che so io, è l'interessamento dello United per Thiago Motta. In tutto questo, nei giorni passati, si sono alimentate delle voci, delle telefonate anche riguardo ad Antonio Conte. Antonio Conte è sempre lì, come vi ho detto, da inizio stagione. Conte è sempre lì e è sempre stato lì alla porta, anche dopo i primi 5 anni di Massimiliano Allegri, quando è stato preso Sarri, quando è stato preso Pirlo, quando è stato ripreso Allegri, scusate un po' di mal di gola,
Ma Conte è sempre stato lì, prima di quando voi lo chiamate traditore perché è andato all'Inter. Traditore è se la Juve ti chiama, te dici di no e vai all'Inter. Ma se la Juve non ti chiama, te gli, ti proponi, la Juve ti sbatte la porta in faccia, ti dice noi non ti riprenderemo mai e l'Inter ti chiama, è normale che ci vai. È normale. Stop. Cioè, ora in questa situazione qui all'Inter non ci andrebbe, per carità di Dio, ma non ci andrà più nessuno dopo questo comunicato, no, della fondazione che ringrazio per avermi avvisato ieri tempestivamente, per aver comunque potuto dare il mio contributo per spargere la voce della notizia, anche se ormai tutti i quotidiani la danno, non fa mai male un po' di social, perché in tanti come me i giornali non li guardano né sul web né cartacei. Detto questo, Conte è quindi sempre lì e si sta muovendo qualcosa. Si sta muovendo qualcosa non vuol dire che Conte è stato, lui è pronto per la Juve, questo ve l'ho detto, ma che la Juventus è decisa a prendere Conte. No, però la Juventus ovviamente si guarda intorno. Si guarda intorno perché su Thiago Motta piomba lo United e metterà sul piatto un'offerta irrinunciabile, che la Juventus non potrà ribattere. Quindi, nel caso in cui Thiago Motta decida che gli vanno bene i soldi e gli va bene il progetto che gli propone lo United, comunque un club di grandissimo prestigio, cosa fai? Ti puoi buttare su qualcuno giovane, su qualcuno nuovo, su qualche sconosciuto, ti puoi buttare, se no, su un Conte o chi lo sa, ci saranno altri nomi, no? Ci sono, sicuramente voi li sapete come li so io, ma è bene non sbilanciarsi perché sennò poi mi dicono non farci sognare per poi. Io semplicemente faccio intrattenimento e vi riporto quello che io con le mie minime conoscenze che ho vi posso dare e vi posso commentare. Quindi, ripeto, in attacco continuano a susseguirsi le voci, messaggi privati che mi confermano l'intenzione. Ormai da 4 mesi vi ho ripostato il video di 4 mesi fa e poi la confermano altri 2 mesi fa, perché io vado sempre con la coerenza e quindi vi riporto tutti i video. E la Juventus è sul retegui, ma non è da oggi che lo dicono i giornali, è da 4 mesi. Io chissà da quando, da 4 mesi lo sapevo io. Ci sta che la Juventus ci sia da 7 mesi sul retegui. Ci sta, chi lo può sapere? Io vi dico semplicemente che i giornali arrivano sempre dopo, ma non dopo di me, dopo di tutti. Dopo di tutti. Perché oggi il giornalismo non è più uno studio. Il giornalismo cosa vuol dire? Andare a cercare sul web tutte le chiacchiere, tutte le indiscrezioni, anche di influencer che poi ovviamente i giornali non citano per non fare le figure barbine, gli prendono la notizia e te la rispalmano sulla prima pagina o sui trafiletti. E loro ci guadagnano, mentre noi rimaniamo derisi, no? Derisi dal pubblico medio italiano. Bah, ragazzi, io concluderei anche qua perché quello che avevo da dirvi ve l'ho detto. Fino alla fine, Gobbo Toscano, mi raccomando, iscrizione al canale, commento educato, like, condivisione e attivate la campanella per non perdervi i prossimi aggiornamenti, video, live, news, Juventus, eccetera. Mi raccomando, ciao a tutti.